buonasera. Buonasera, sono Sandra da Venezia. Sandra, buonasera. Niente, volevo riallacciarmi anch'io alla questione Lehman Brothers, perché sì. Anche a me venivo fuori da un investimento che ero in perdita. Quindi volevo recuperare. Che investimento aveva fatto, se ce lo può dire? Allora. Prodotto postale? No, in banca. Adesso va bene, va bene. Non mi ricordo. Va bene, va bene. Niente, quindi il promotore mi ha consigliato con insistenza di acquistare le obbligazioni Lehman dal momento che erano. I libretti postali sono sicuri? Sì. No. Scusi, rispondevo all'SMS. No, scusi. Mi scusi, dovevo rispondere anche a un SMS, sì, perché altrimenti prego. Passa. Per cui mi dica, Sandra. Niente, allora il promotore mi ha consigliato, garantito le obbligazioni Lehman in quanto avevano un rating A più e avevo il capitale garantito. Sì. Giusto? Va bene, avevo un po' di più di interessi, però al 100% mi ha detto: guarda, fidati che è una capitale cosa garantito. Sì, questa sì. È una storia che ho già sentito, sì, diverse volte. Allora, però loro, il promotore non mi ha detto: guarda che però non è un prodotto che devi prendere te, perché non sei in competenza, non sei una persona pratica sì, di queste cose. E quindi io mi sono fidata del suo consiglio: fidati, però fidati. Il mese dopo mi sono crollate tutte le forze, perché mi son vista tutti i miei piccoli risparmi persi. Io ero sicuro. Certo. Niente. Cosa ha fatto? Una causa? Cosa sta facendo? Sì, allora io ho spedito una lettera di mora alla banca. Chi gliel'ha suggerito? Allora, Federconsumatori. Sì. Sì, perché dopo mi sono anche informata, perché in agosto, quando si... La prego però di stringere, cara la sì, mia Sandra. Sì, allora, niente, la banca, dopo che ho spedito la lettera di mora, sì, mi è stato spedito in questi giorni questa la risposta della banca, che lei non è assolutamente responsabile, in quanto loro mi avevano... fatto firmare un modulo, sì, che diceva che, sì, dentro c'erano dei titoli a rischio, sì. No, titoli a rischio, che io non ero una persona, il mio profilo non era adatto a questa... Allora, senta, perfetto, questa è la famosa direttiva MIFID. Sì, sì. Momento, sì. Sandra, sì. Lei ha internet, riesce a farmi avere magari... Può sbianchettare il suo nome se vuole, sì, perché sì, sì. Via posta la fotocopia di questa lettera dove le dicono che lei non era eccetera, insomma, sì, perché detto così per telefono, siccome di trasmissioni di questo genere ne faremo altre, siccome, sì, fra l'altro con Barrai faremo qualcosa insieme, dopo rispondo anche ad SMS che diceva che fine ha fatto Benetazzo, ve lo dico subito, avrete una gradita sorpresa a tutti voi che amate Eugenio Benetazzo, perché ve lo dico dopo che ho risposto a Sandra. Riesce a farmi avere a quantomeno una documentazione in fotocopia di quello che lei sta raccontando? Perché, allora, perché se no così ci capiamo veramente, sì, poco. Allora, io, se vuole lasciarmi l'indirizzo. Perfetto, adesso la mia regia manderà, sì, ma, in sovraimpressione. Ma io subito in questo momento, perché io non ho il fax. No. Con calma domani, calma, lei domani prende busta e francobollo, sì, fa le fotocopie con calma delle cose che lei ritiene giuste, quelle che ritiene le sbianchetta, io le do la mia garanzia personale che se la posta arriva a me, al mio nome, io tutelo la privacy, però, sì, siccome quello che lei sta raccontando ci può servire da portare come caso quando facciamo le nostre convention, quando andiamo in giro, no, ma poi, o quantomeno per darle magari anche un consiglio, no, ma personale. Oltretutto, se poi vuole entrare sul mio blog, mandarmi un'email. Non hai internet, Paolo? Sì. Noi abbiamo uno studio legale che valuta la storia senza nessun impegno, ecco, dal punto di vista di risorse, sì, finanziari. Sì. Quindi io non sono un legale, dico solo che bisogna guardare la normativa MIFID, cosa, esatto, ha firmato, eccetera, e magari vedere se... Lei per esempio, se io le dico che, se lei, scusi, non voglio farla, sì, sembrare un ignorante, però no, io le chiedo che cos'è la direttiva MIFID, sì, lei lo in sa? Pratica la conoscenza dei rischi di vari prodotti. No, lo stato di
diciamo così, di lo stacco del cliente. La profilatura, esatto. La posizione profilo. Più, quello che poi le hanno risposto quando le hanno sì, risposto. Ma... Allora, usi la cortesia, guardi, sia buona, Sandra. Adesso tra poco la mia regia le manderà in sovraimpressione l'indirizzo postale, che è Tele Nord-Est, via Pitagora 4/B 35030 Rubano, provincia di Padova. Però mi raccomando, mettete il mio nome sulla busta, oppure se lei vuole direttamente rivolgersi a Mercato Libero, lo può fare cliccando con il motore di ricerca Google, eccetera, eccetera, Mercato Spazio Libero, le esce il blog di Paolo Barrai, va bene? Ma allora, sì, io al Mercato Libero... Sì, dite. Sì. E dopo vedo... C'è una mail, provi a mandarmi delle informazioni domani, io provo a girarle allo studio legale, vediamo se no, le vi metto in contatto, non si preoccupi, non ci sono spese. Sì. Va bene, allora intanto vi ringrazio e per fortuna che siccome non ne parlano molto di questa perdita, io vi ringrazio. Grazie, grazie mille Sandra. Allora tra poco prendetevi carta e penna così vi anzi carta e matita perché la penna non scrive mai. Per cui prendete carta e matita che dopo la pubblicità la mia regia vi manderà in sovraimpressione l'indirizzo postale, perché noi diamo per scontato che tutti abbiano internet e invece ci sono persone che internet ce l'hanno ma magari non lo sanno usare. Allora, ben ritornati in diretta, scusate se mi abbasso perché allora innanzitutto credo che la mia regia vi stia facendo vedere l'indirizzo postale che, a cui potete rivolgervi per mandare, eccola qua, Rosanna Sapori, però mi raccomando sulla busta, o redazione di Pronto Chi Parla o il mio nome e cognome, Rosanna Sapori, perché altrimenti voi la mandate genericamente alla redazione e uno non sa che cos'è, perché qui non ci lavoro solo io, siamo in tanti, c'è tutta una redazione giornalistica, per cui vi prego cortesemente di mettere il mio nome sulla busta. Questo è l'indirizzo Tele Nord-Est, via Pitagora 4/B 35030 a Rubano Padova. Una raccomandazione che faccio è innanzitutto non vi venga in mente di mandarmi documenti originali, sia chiaro, mandatemi delle fotocopie e le fotocopie che mi mandate poi io non ve le restituisco, cioè nel senso se volete ve le potete venire a prendere fisicamente voi nel momento in cui ritenete opportuno di venirvele a riprendere, contrariamente una volta che le avete spedite non è che potete chiedere la restituzione, perché a me è capitato di gente che mi manda plichi di roba di tutti i generi, scusate, anche bozze di libri che sinceramente non ho il tempo assoluto di leggere, poi siccome io le prendo le metto lì, per fortuna non le ho buttate via, queste si arrabbiano pure perché mi dicono adesso me la rimanda indietro e me la spedisca. Ecco, no, se voi mandate la roba qua, non mandate originali di nulla per cortesia, mandate solo fotocopie e se ritenete che ci siano delle informazioni personali prima di fotocopiare sbianchettate, perché noi utilizziamo questo materiale nel possibile per fare informazione, non per farne un uso distorto, sia chiaro, come pensa Tremonti. Se c'è una telefonata volevi dire qualcosa altro? No. Perché tu mi dicevi giustamente che prima della fine vorresti però dire... Parliamo di cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Cioè, vuoi fare la tua previsione catastrofica? No, sì, no. Ho capito. Benissimo. Ho detto che siamo troppo ottimisti. Allora, nella prossima mezz'ora munitevi di Malox, dai, se ce l'avete, o di citrosodina. Anche cornetti. Anche qualche cornetto, quanti spiga. No, quelli che si mangiano la mattina. No, quelli proprio rossi napoletani.